Buondì ragazzi, stiamo andando al supermercato e a prendere un pochino di cosine perché ho voglia di farmi una passeggiata e prendere del formaggio e del crudo, perché oggi mi mangio solo melone crudo, mi sa, a pranzo molto leggero. E oggi grande giornata perché è la festa di laurea di Sebastiano e quindi i preparativi sono già iniziati. Ci troviamo questa sera al Ciringuito. Non so se nella vostra regione c'è l'usanza del papiro, ma essenzialmente è un modo per picchiare e far bere parecchio i tuoi amici che si laureano. Questo consiste nel legargli una bottiglia di un alcolico, super alcolico, generalmente deve fare schifo e può essere anche un mix di più alcolici assieme. Nel mio caso il mio includeva vodka alla fragola, alla pesca e alla menta. E tu, avendo questa bottiglia, devi fare un rituale che consiste nel leggere ad alta voce davanti a tutti i tuoi amici il papiro, che è questo cartellone con appunto delle frasi a rima che narrano un pochino la tua vita, le tue avventure, le tue misfatte, le tue vergogne. E questa è la procedura per diventare ufficialmente dottori, almeno qua a Verona. Penso che sia, non so se sia anche di altri posti, perché tipo generalmente, parlando anche con i miei amici che vivono in altre regioni, loro fanno delle attività un pochino più eleganti che essere picchiati. Ah, perché ho omesso un dettaglio: oltre che a bere e a leggere il papiro, tutti i tuoi amici devono tirarti addosso della frutta, della verdura, uova e farina. Essenzialmente questo consiste la procedura per diventare finalmente adulto. Fatto sta che non è per niente elegante, ma a noi piace e lo facciamo. Generalmente è più una cosa da triennale. E poi dipende anche da regione, perché tipo in Trentino la triennale prevedeva il papiro e la magistrale il rebus, che secondo me è anche abbastanza divertente perché c'è interazione dove appunto il malcapitato deve provare a indovinare le frasi. Comunque eccoci arrivati nel nostro posto preferito, adesso facciamo una mini spesetta. Parlando di cose serie, sono finiti i giorni dove il crudo costava 18 euro al chilo, adesso sotto i 25 non trovi un fico secco, mannaggia la miseria. Allora ragazzi, siamo qua con il buon vecchio Francesco, adesso ci starà, ciao, per far vedere il suo cavallo. Esatto, ci troviamo qua negli scantinati a Dubai, di una pizzeria di Dubai gestita da quattro calabresi dove c'è il garage. Ok, molto bene. Punto in basso, così non facciamo vedere cose inappropriate. Esatto. Allora, dimmi quando alzai lo sguardo. Oella! Ma va, cadì. Dammi un moto tour. Allora, facciamo un moto tour. Allora, questa moto si chiama, forse si chiamerà Tamara, vediamo. Devo ancora darci il nome ufficiale. Tamara. È un Transalp Honda 750. Tramvion 750. Esatto. E lo prendo apposta per vedere dopo posso andare a trans sulle Alpi. Allora, ci sta vecchio. È un 750 bicilindrico. Mm-hmm. 92 cavalli, ci sta. Doppio freno disco. Doppio freno disco, quindi puoi prendere i colpi a Claudia. Esatto. Dice, si comporta benissimo in strada. Si comporta bene, reagisce bene alle curve. Vai, tira un po' l'acceleratore. Ammazziamo. Allora, oggi il cambio di setup, non so, l'avevi già vista questa? Oddio! Qua? L'avevi vista? Beh, meglio qua? L'altra però. No, l'altra è meglio, sì, però volevo provarla, però ho detto non si proviamo. Vabbè, comunque ragazzi, fa un video in bassa qualità. Esatto. Low quality. Ragazzi, perché siete una fanbase di merda e non ve la meritate. Non mi date abbastanza likes, ragazzi. Esatto. Comunque adesso andiamo a pigliare il gin più scrauso del mondo, perché come vi accennavo c'è da fare il papiro stasera. Il programma, ragazzi, prevede queste uova. Abbiamo preso anche tipo un gin un po' scrauso, insomma, da vedere. La tonica gassata zero. E ora stiamo cercando una cosa schifosa da tirare, il brodo. Broccolo di carne, secondo me. Ma facci vedere un po' cosa hai portato per ogni evenienza. Ta-da! Meglio dei preservativi. Di sti tempi. Oh ragazzi, comunque siamo appena arrivati nel posticino dove si terrà la laurea.
Guardatelo, signori, con che eleganza. Shalom. Shalom. Vediamo se la sai. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Arek. Certo. Grazie. Quanti ebrei sei scopato con questa frase, Lorenzo? Allora, siamo qua con Sebastiano, che si è laureato e sta per festeggiare, ma non ha idea cosa abbiamo in serbo per lui. Quindi, adesso faremo la domanda con il nostro amico Olli. Raccontaci, io vi farò un paio di domande e dovete rispondere in modo sincero e diretto. Quindi domanda, rispondi. Olli, quando è stato il vostro primo bacio? Ho il suo numero di telefono. Ha detto Olli. In seconda superiore e in una notte di fuoco e passione. Sulla poltrona il secondo anno di superiori. Era il 7 giugno, proprio finito. Ok, ok. Allora, dimmi come hai conosciuto Olli. Allora, in realtà la storia mia e di Olli è molto più lunga e profonda, perché mio padre prendeva ripetizioni da sua mamma. Quando ha provato a fare l'università, poi. Quando ha provato a fare l'università. E mio fratello ha conosciuto la prima Olivieri e da lì siamo entrati in gruppo in parrocchia, alla fine, tipo terza media, seconda media. Abbiamo rischiato di divenire cognati. Tutti i codi a Parigi, per te è uno scazzo, una roba bella. Ok. Cosa ti piace del Seba? Lo so. Mi piace il fatto che offre sempre tante cose. Io sono suo amico perché mi offre tanto. Cioè, se facessi un Excel di quello che ho offerto io a lui e lui a me, sarei in netto verde. Perché ti sta simpatico Olli? Olli mi sta simpatico perché è un real bro, anche nel termine cattivo magari, però è sempre real. Ciao, sono Sebastiano e questo è il mio primo drink. Dici come hai conosciuto Fabio? In galera, quando eravamo entrambi precettati per spaccio internazionale. Ok, ok. Fabio, adesso dici come mai ti sta simpatico Stevanoni. Io non ho mai detto mi sta simpatico Stevanoni. Né tanto meno io. Steva, raccontaci quando è stato il primo bacio con il Chicco. Era buio, una situazione molto poco sobria. Eravamo al campetto di San Pio, circolo noi della Biondella, San Pio X. Il Chicco si è approfittato di me mentre ero in bagno e mi ha strappato un bacio. Io non volevo, ma lui mi ha ficcato la lingua in bocca. È stato bruttissimo. Ciao, ti chiami Sebastiano e questo è il... sesto o settimo bicchiere drink. Come ti senti? Andante, sono le 10:25 quasi. Vediamo l'orologio. L'orologio di Amazon. Ottimo orologio di Amazon. E niente, dai. Abbiamo ancora un paio d'ore per bere e poi ti massacreremo. Non vedo l'ora. Signori, siamo quasi alla procedura finale che prevede di tirare le peggiori cose al disgraziato, al povero disgraziato, oserei dire. Quindi siamo qua con dei camparini. Ma che bella maglietta! Bevi, tutti gli schiaffi suonando perché ho la maglia dell'Inter. Ma che bella maglietta che abbiamo qua! Ma che bella maglietta! Andiamo al Palpiro. Ragazzi, la situ è questa. Allora, adesso il malcapitato dovrà leggere il suo papiro e ha quello legato al polso e se lo deve bere tutto. Dammi l'altro mano. Ma siamo davvero convinti. Bevi! Fabio, con la stecca. Oh, aspetta, eccolo qua. Dov'è Olli? No, merda. No. Guarda i vari easter egg. Riesci a aprirlo? È il mio grinder di plastica. Oh! 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 Oh!
Me lo ricorderò. Un goccino. Questo è un tradimento. Me lo ricorderò. Olè. Bravo Giulio, mescola. Prendi fiato. Non so se lo vado a toccare. Metti solo gin però. Non ti sbronzi. Butta. Allora. Vai di più. Che beva sto ragazzo. Ma c'è un odore qua, ragazzi. No, ma ce la fa l'hotel. Questa comunque è la forma di una tenda, ragazzi. Però bevi, devi bere. Fai il serio. Ha la forma di una tenda, ma secondo te cos'è? Non l'hai detto? Non l'hai detto. Cos'è? Che sta facendo? È lei! No, c'è l'altro regalo sopra. Aspetta che sì. Vai! Non toccarla. Okay. È una tenda? Guardate! È una tenda! E non solo! Magliettina. Ah, te l'ho preso la magliettina. Non addosso. Non è il momento. Aspetta, guardala bene. XL. Qua vecchio ci sta. Però regalo dato. Guarda. Secondo te cos'è? Faglio toccare. No. Beh, faglio toccare. C'è la confezione. Se va. Qua la mano, tocca qua. Dici cos'è secondo te? Sarà uno stuino. Stavo pensando anch'io uno stuino. Ma lo Steva lo sa che ce l'ho. Ed è tecnico. Secondo te siamo così scemi? Non mi ha fatto. Pronto? Non lo so, un maglione. Usa la mano. Un maglione. Perché è morbido. Un pile. Puoi scartarlo se vuoi. Se vuoi, ti è concesso scartarlo. Scarto io se vuoi. Teniamo. Ioli! Preso! Guarda la carta! Cos'è? No! È lui! Vecchio, cos'è? Dio, non l'avessi mai fatto! Pillo! Il cucino. Ah, all'Alberto? Esatto! È quello che ho scritto nel gruppo! Madonna! Mi hanno comunicato! C'è la pizza lì! Esatto. La pizza con la rucola! No, è diretta. Racconta ai tuoi figli come ti sei sentito! Che disteri sto trovando! Che pezzo li finiscono, eh? Sto qua. Sto bene. Stai bene. Hai bevuto abbastanza? Un po' di acquetta. Acquetta e via. Mettete mi piace e commentate. Poco invadente. Come quella crema e peperoni. Via da lì.